Eccoci qua, intanto grazie ad Alex e a Calabroman per l'abbonamento, ragazzi, benvenuti. Benvenuti. Si va a ammazzare un magnamalo. Buonasera, buonasera. Buongiorno in realtà. Si cerca di ammazzare un magnamalo. Grazie per l'iscrizione anche Henry. Oggi saranno schiaffi, ragazzi, ma ve lo dico proprio con tutta la sincerità di questo mondo. Questa è la stanza, ragazzi, la stanza ha una password, è 1235, ripeto, è 1235. Direi che è una password molto facile, ma è comunque una password. E questo è l'ID. Grazie per l'iscrizione, Pexwolf. Partecipate appunto appena potete, si va a picchiare il magramalo appunto. Sì, la password è 1235, ragazzi. 1235. E quello l'ID lo vedete lì sotto, non lo copro con la mia testa, tra l'altro, dovrebbe essere perfettamente visibile. Allora, ragazzi, è stronzo forte. È molto, molto. È forse il mostro più incazzato che hanno mai messo in una demo. Proprio roba che fa sembrare il Velcana. Una discreta minchiata. Ripeto, la password è 1235. Cerchiamo di farlo in 4. Vedo che sono già entrati Frison Force e Killick. Ce ne manca uno, ma tanto scala anche con 3. Alcuni consigli prima di partire, prima di cominciare. È praticamente un mostro. Allora, è una sorta di misto tra lo Stygian Zinogre, il Nergigante e quella roba lì, fondamentalmente. È un misto tra lo Stygian Zinogre e il Nergigante, con la differenza che scatta molto di più, è molto più pericoloso, è molto più veloce ed è molto più forte, cioè toglie, ti sciotta molte volte. Infatti conviene girare un po' per la mappa per prendersi un po' di insettacci e potenziarsi a dovere per non crepare. Ripeto, la password è 1235, ce ne manca ancora uno. E questa è l'ID. Grazie per l'iscrizione, Jaoyo. Che dire, ricordatevi una cosa molto molto importante. Ci sono solo 60 secondi, quindi avete 60 secondi. 1, 2, 3, 5 di password. Non siamo su Discord, quindi dobbiamo andare a naso e questo renderà le cose ancora più difficili, ragazzi. L'altra cosa importante da ricordare, quando vi applica lo status fiamme viola, quello status esplode, ma se usate con l'arma non sguainata, con l'arma rinfoderata, lo scatto con l'insetto, lasciate una sfera viola che se gli esplode in faccia, che è una mina, e se gli esplode in faccia lo stunna. Lo fa soltanto una volta, ma ricordatevelo che potete levarvela con uno scatto con la Wirebug. Vediamo se ce la fa qualcun altro, se no partiamo in 3, vaffanculo, non è una cosa così problematica. In 4 preferirei, sarebbe più adatto, però mi sembra strano che non ci sia un quarto, è quello il punto. 1, 2, 3, 5 la password. Sarà che abbiamo appena cominciato, non sono ancora arrivate le persone, però. Niente, no, si parte così. Fine della storia. 3. Andiamo in 3. Forza, forza. Cerchiamo di farlo, sarà dura, ragazzi. Cercate di prendere tutto quello che riuscite a prendere. Ragni, i ragni che fanno cavalcare i mostri, perché cavalcare gli altri mostri è molto utile per ammazzarlo. Cercate di prendere subito tutte le trappole che potete immediatamente dalla tenda, e di usarle tutte, perché le dobbiamo usare assolutamente tutte. Prendete tutti gli oggetti che potete, grazie per l'iscrizione, Nathan Drake. Ripeto, no, 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 no. Dove cazzo? Come vado? Sì, ma no, voglio andare. No, voglio andare di là io. Cassa, che cazzo. Ok. Prendete le trappole, prendete tutte le cure che potete. Perfetto, via. E poi a cavallo. E speriamo che ci vada bene. Perché sennò sono schiaffi. Non vi scordate di mangiare i bisteccozzi. Non mi abituerò mai a. Mangiala però, figlio mio. Sali su, amico. Amico. Come cazzo si scalava? Sono io rincoglionito?
Oddio, allora va bene che non gioco da un po', ma perché non sta scalando più? Si vede che non può scalare tutto. Vabbè, prenderò un po' di roba. Spiriuccello. Te non mi servi. Qua posso salire però, no? È l'ultimo in là, arriva a 10, ma e cosa buona e giusta sarebbe farsi inseguire anche dal. Qua ne prendo subito un altro. No. Non ho assolutamente preso abbastanza vita. Ma è già partito? No. Ok, così. È lassù, ragazzi. E il piano, eccolo, è. Il piano è. Ok, devo scendere di qua. Quassù c'è un botto di roba utile, che vale assolutamente la pena prendere. Tra cui lo scoppio rospo, che gli si può far scoppiare in faccia. Nel frattempo. Bacca rosso acceso, non me ne faccio un cazzo. Preso, preso. No, la lumacura, non me ne faccio un cazzo. Ok, ci siamo. È qua. Vai pure, Kilik. E preghiamo Jesus. Preghiamo Jesus. Io intanto preparo lo scoppio rospo. Ok, sarà anche Azzi qua. Vediamo se si riesce subito con lo scoppio rospo a farlo saltare. Mi ha già preso e mi ha già tolto tutto quello che mi poteva togliere. Ma va bene così. Prendetelo a schiaffi, ragazzi. Benissimo, è riandato giù. Per pochissimo, dura pochissimo. Guardate quanto cazzo leva con un colpo. È terrificante, ragazzi, non va assolutamente sottovalutato. No, l'ho mancato malissimo. Perché non l'ho preso qua? Non so. È difficile anche tenere conto di dove cazzo va. No, ho sbagliato. Eccolo qua, il trappolato. Bene. Grazie per l'iscrizione, Cesco. Sei incazzato. Ci sta. Occhio che farà meteora. Ecco. Infatti Frison è morto. Quando fa la meteora vi sciotta, ragazzi. Correte e fate Superman, perché sennò non c'è un cazzo che possiate fare. Non abbiamo molte vite, eh. Minchia, siamo già a 10 minuti. La vedo veramente grigia. Dovete essere molto mobili perché sennò vi rompe il culo. Ecco, è iniziato. Gli è venuto lo zoom. Eccoci qua. Meglio che mi do il cazzo. Non è bastato. Perché sta mossa non lo colpisce mai, cazzo? Devo veramente capire le distanze giuste. Occhio ai proiettili che fanno un sacco male, per ovvie ragioni. Ma siete morti entrambi, ragazzi? Quella roba qui la potete evitare semplicemente correndogli in faccia. Colpite il fuoco. Ma dove cazzo siete? Oh. Ah, siete morti tutti e due, perfetto. Direi che ce la faremo. Sono morto anch'io. Benissimo. Tre morti e è finita la missione. Tre morti ed è finita la missione, ragazzi. Sì. Ritentiamo.
Sì, comunque il frame rate regge alla grandissima. Ragazzi, vi sciotta, cioè vi sciotta, cioè non è una favola. Fa uno scatto, vi prende male, siete morti. Prendete le trappole e cerchiamo di salvarci. Questa è sempre la stanza, vedete se riuscite a entrare. Non prendete armi statiche, perché con armi statiche se non siete perfetti vi rompe il culo. Vediamo se riusciamo ad essere in 4. La password è 1, 2, 3, 5, se volete entrare. Sto usando la spada e scudo io, ragazzi. 1, 2, 3, 5. Se avete un'arma con un counter è potenzialmente più utile, anche un'arma che vi permette di pararvi. Trappole, 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 cattiveria. È tremendo, non... è molto improbabile che lo uccideremo oggi. È molto improbabile che lo uccideremo oggi. Abbiamo 15 minuti. Oh, Teo, è arrivato un Teo. Abbiamo 15 minuti per ucciderlo, che non sono assolutamente sufficienti. L'ideale sarebbe attirarlo dove c'è un altro mostro per menargli. Grazie per l'iscrizione, Carbo Game. Compagni canin, assolutamente, perché gli devi correre in faccia. A inizio match, ricordo, prendete tutte le trappole, perché sennò sono cazzi. Prendete tutto quello che potete prendere e cercate di prendere più insetti, uccellacci e oggetti possibile dalla mappa, perché appunto lo si può buttare per terra con le cose che esplodono, gli si possono applicare gli status che gli fanno più male o lo rallentano. Se riuscite a trovare i vari insetti e varie cose in giro per la mappa, vi facilitate tantissimo la vita. Ma il fatto, Feridon, è che questo a sto giro è così difficile che anche un giocatore esperto probabilmente non riuscirà ad ammazzarlo. Ve lo dico proprio sereno, cioè il Velkana io ero riuscito a ucciderlo, anche quasi tutti quelli della demo ero riuscito a ucciderli, questo non la vedo positivamente, vero proprio, a sto giro non la vedo positivamente, cioè secondo me prendiamo dei calci in culo a sto giro che ci bastano la metà. Io ho già visto cosa fa, perché ho visto ieri un po' di cacce, ho visto anche oggi un po' di cacce di gente che gli ha rotto il culo, ma si parla dei migliori cacciatori al mondo, cioè i pazzi che fanno le speedrun super fortissimi che sono quasi imbattibili. Ripeto, fate qualche zigzag e qualche deviazione prima di arrivare da lui, perché è cosa buona e giusta cercare di prendere tutto quello che potete a livello di insettacci e uccellacci. Cioè veramente un uccellaccio verde in più, qua non posso salire da qua. Un uccellaccio verde in più o un uccellaccio della salute in più o della difesa in più vi può salvare la vita a sto giro, ragazzi. Non li trascurate, cioè cercate di deviare per andare a prenderli il più possibile. Grazie per l'iscrizione, GeoJ. Magari non deviare troppissimo, ma deviare. Ehi, sei incazzato Ratian e mi ha buttato giù. Ma come mi ha visto, peraltro? Ah, ma non stava guardando me, infatti. Subito insetto extra, grazie. Yes. Lo so che sei già partito, Kilik, però, cioè, fermete, nel senso, aspetta che ci siamo tutti e quattro. Qua io sto ancora prendendo oggetti per fargli il culo più facilmente, un po' così. Perché non è roba trascurabile, ragazzi, qua non potete fargli splendidi, ve l'ho detto, prendetela sta roba. Scoppio rospo, attacco extra. Un po' di vita in più. Tu che cosa sei? Lucerto pietra, non lo so che cazzo fai. Va bene, arrivo. Eccolo qua. Ok, gli piazzo lo scoppio rospo, ragazzi. Venite qua, dov'è lui? Ora dovrebbe saltare, eh? No, no, qua. Il problema è che mi sentono col ritardo, cazzo. Vieni qua, va. Allora, me la sguaini sta cazzo di spada, sì o sì? Mi ammazza di già, sto figlio di puttana, se non sto attento. Me la prendi sta mega pozione, cazzo? Occhio!
Occhio alle sfere che shottano pure queste. Non è che shotta e basta a random. Benissimo, benissimo. No, non è andato giù purtroppo. Porca troia. Curatevi, ragazzi. Ecco. Ora è incazzato. Picchiategli le fiamme quando è incazzato. Perché se riuscite a rompergliele. Superman! Se riuscite a rompergliele. Madonna, quanto cazzo si muove, oh. Ma quanto cazzo è arrivato qua? No, 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 mi devo curare. Non posso fargli una combo completa che ti... Cioè, ma vi rendete conto di quanto cazzo leva? Grazie per l'iscrizione, Sal. Ok, è andato giù. Adesso schiaffo. Cazzo. No, occhio alle bombe. Ha preso in pieno. Frison è morto. Porca troia, ma arriva fino lì. Ho già quasi finito le pozioni. Me la prendi sta pozione, grazie. Sì, 10 minuti. Tanto qua non lo facciamo neanche se... È paralizzato per la trappola. Adesso sei andato a paralizzare sto stronzo. Ya! Aia! 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 È saltato. Sta per fare una granata, vero? Che cazzo è andato? Madonna, ma quanto cazzo si muove poi, oh? Gli piazzo un'altra trappola, va. No, non ce l'ho fatta. Gliela piazzo. Venite qua. Ok, è andato giù. Benissimo, sulle fiamme, ragazzi. Se ce la fate sulle fiamme. Oh, merda. Così. Mentre fa il cazzo di coso. Occhio! Sono vivo! Sono vivo! Bam, bam, bam. Via dal cazzo. Attenzione. Ottimo. Qualcuno l'ha intrappolato. Sulle fiamme, sulle fiamme, sulle fiamme. Benissimo. Più schiaffi, ragazzi. No, cazzo, era andato tutto così bene. Oh, devo assolutamente affilare. Pozione. Devo assolutamente affilare. Ah, non è tempo di affilare. Porca troia, mi ha preso quel proiettile. Ecco, quella roba qua. Questa cosa qua, ragazzi. Lasciategli la mina. Gli esplosa in faccia, visto? Se gliela lasciate, lo può paralizzare. Aia. Ai ai ai. No, abbiamo ancora solo una chance. Poi è finita. Ok, benissimo. Più schiaffi. Benissimo. Però adesso devo affilare assolutamente. Speriamo che non mi rasci. Ma ovviamente ci sono quattro stronzi. No, io sono l'unico che non lo sta toccando. Non sta zoppicando, ragazzi. Lo so che può sembrare, ma non sta zoppicando. Ok, affilato. Ho ancora la trappola, sì. Non so perché, ma è stanco, va benissimo. Quando mai ho iniziato a essere Mr. Nice Guy? Boom, 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 bitch! Mancato. Ah, sto sbagliando tra l'altro il colpo, perché non schiaccio la... Oh, questo ha fatto male. Pozione, no, polvere di vita. Vabbè, polvere di vita, che comunque cura tutti. Bam bam, bitch. Occhio, proiettili. Sono fastidio.
Here comes the pain! Per adesso non c'ho più. Teo ha piazzato una trappola. Attiriamolo verso la trappola. Non c'ho più. Dove cazzo è? Qua. Non so neanche perché non l'ho mangiata prima, perché sono un coglione, ma va bene così. Occhio. Quando fa quella roba lì la potete evitare andandogli sotto, ragazzi. Lo so che è più facile a dirsi che a farsi. Here comes the pain. Mamma mia, Frison è morto. Ah. È andata già meglio. È andata già meglio, ragazzi. Non gli abbiamo dato poche botte. È andata già meglio. È andata già meglio. Una volta capito il... che poi è bello perché mi dice riprovare con lo stesso gruppo. Io dico di sì, ma poi mi sciotta. È stronzo forte, ragazzi. È veramente cattivo. Cioè, non ve la prendete se crepiamo come dei balordi, perché a sto giro questo ci spacca il culo. Cioè, è veramente, veramente stronzo. Non siamo andati male, eh. Non siamo andati male. Non siamo andati male. Cioè, la prima caccia siamo andati malissimo, ma a sto giro non siamo andati male. Ce la siamo giocata. Vediamo se arriva anche Frison, che siamo in tre. Tanto abbiamo tempo. Non siamo andati malaccio. L'abbiamo paralizzato un sacco di volte, l'abbiamo buttato giù un sacco di volte. No, adesso c'è Evanescent. Ok. Esatto, ragazzi, bisogna catturare la Ratian all'inizio. Se qualcuno riesce ad attirarla lì con la puzzola, perché io non mi ricordo dove cazzo sta, lo faccia, che così la usiamo per menargli. La Ratian, se riusciamo ad attirarla lì, è una gran botta di culo. Cioè, gli fa un botto di danno, ragazzi. Il problema è trovare la puzzola per pigliarla. Le trappole le abbiamo usate fino adesso, Marte. Non so che caccia hai visto, ma ne ho piazzate due io e ne ha piazzate due tutti gli altri. Non credo che ci sarà il crossplay, ragazzi. Con PC. Anche perché tra l'altro il gioco arriverà tra un anno su PC. Comunque adesso non devo rifare lo stesso errore dell'altra volta. Devo magnarmi la mia carnazza ora. Grazie. Se qualcuno riesce effettivamente a tirargli la Ratian, ce la facciamo. Area 3. No, siamo in 4, Light. Siamo in 4. È entrato Evanescent al posto di Frison. Dove ci sono i felini c'è il pollo che attira tutti i mostri. Va bene, qualcuno vada a prenderlo, ragazzi. Se riuscite a tirare... Se qualcuno riesce ad attirare il cazzo di Ratian, è letteralmente un terzo dei suoi punti vita che se ne va con Ratian. Certo, devi picchiarlo forte, ma è un terzo dei suoi punti vita che se ne va. Io come al solito vado a fare la solita route verso l'alto che prende un po' di insettoni e gli tira il coso. Forse Evanescent sta andando, bravo Evanescent. Ecco, si è incazzata la Ratian. No, non siamo in chat vocale, ragazzi. Siamo qua a fare la caccia a cazzo duro, sperando che le cose vadano bene. Grazie per l'iscrizione, Uriel. Figurati, piacere mio. Allora, risalire. Benissimo, ora scendo di qua. Questa qua è la route che faccio sempre io per cercare di segarlo, ragazzi. Salgo di qui. Prendo tutti questi insetti. Raccolgo sto cazzo di scoppio rospo. Così arrivo da lui, non dico grosso, ma un pochino più grosso. Insetto. Ok, allora, credo che sia lì. È qua sotto, infatti. Eccoci qua. Che cosa è successo? Chi ha piazzato la trappola dove? Teo ha piazzato una trappola lì. Vabbè. Occhio che... Si sta... Ci siamo, ragazzi? Evanescent credo che stia ancora tirando... si è svegliato.
Credo si stia ancora tirando il coso. Allora, questa la tengo qua che non si sa mai. Cosa cazzo? No, vabbè. Il pesce maledetto. Non era stato lui infatti a colpirmi, era stato il pesce. Oh cazzo, sono nella merda però già. Attenti! Quella non l'avevo ancora vista. Che cazzo era quella roba lì? Avete visto che cazzo ha tirato? Ma che cazzo? Ma avete visto che cazzo ha tirato? Ok, adesso gli piazzo la mina, ragazzi. Quella speciale. Bam! Esploso! Colpitelo adesso. Bonk! Ba-bonk, bonk! Big bonk! Bonk, bonk! Let's bonk! Mancato. Malissimo. Here comes the pain! Occhio! Ma si è già infiammato. Mancato. Io questa mossa qua sarà la prima che cambierò, perché non la becco mai neanche se viene giù il Padre Eterno. Porca puttana, mi ha preso. E siamo pure col buff del corno, ma non serve a molto, perché toglie talmente tanto. Occhio! È successo quello che è successo. Appena fa e sale in aria, arriva la cometa. E ragazzi, se non fate il Superman e vi punta, siete morti. Cioè, non è che ci avete altre possibilità, siete la cometa sciotta. Cioè, potete essere gli uomini più duri del mondo, ma la cometa... Ah, e anche Luciano è andato. Questa la vedo peggio della prossima, ragazzi. Porca troia, quanto cazzo leva. Lo so. Grazie. Però non faccio miracoli. Aio. Aio. Via. No, pensavo di averlo schivato con grande colpo. Invece il cazzo proprio mi ha rotto il culo. No, se mi becca così mi sciotta. Ok. Nope. Bastardo, ci hai provato, eh. Figlio di puttana. Ok, trappole, ragazzi. Non credo che ce la faremmo, ma... No, è andato alla parte sbagliata. Vieni qui, amico mio. Bravo, qua, devi venire qua. Get fucked. Ba-boom. Molto bene. Ba-boom. Molto bene. Ba-boom. No, è successo il terribile. Ba-boom. Molto bene. Più schiaffi. Merda, l'ha schivato l'ultima. Va bene, è ancora giù. Non so come, ma va bene. Ba-boom. Cacca nella faccia. Ecco. Botto. Ba-boom. No, ba-boom un cazzo. Non ho capito neanche cosa mi ha preso qua. Che hitbox era quella, scusatemi. Attenti. È trappato. Get fucked. Ba-boom. Mi levo dai coglioni. Aio, è arrabbiatone, eh. Le fiamme. Ok, lo trappo ancora, ragazzi. Qua. No, qua. Trappola. Trappato. Perché non lo sta prendendo sulla fiamma? Sì, l'ha preso sulla fiamma. Oh, cazzo, dove sei? Oh, no, gli è venuto lo zoom. Occhio, ragazzi. Questa cosa qui. Quando inizia a scattare. Sono nella merda. Fammi cavalcare, please, cane. Cane. Qua. Bingo. Ok. E ora affilo. Affilo mentre lui non mi può pigliare. Grazie. No, fottiti. Vai a farti fottere. So che volevi. Here comes the pain. Aia. Che male.
Ok, però ho la, allora ho la roba che esplode. Gliela posso fare esplodere in faccia, I believe. No, vabbè, ho lasciato la mina. Magari se la becca, se esplode lo stesso. Non beccatela voi, ragazzi, però. State molto attenti. Se becca quella roba lì viola, va giù. No, non va giù, vuol dire che gliel'avevo già fatta. Ok, non me l'aspettavo. La sabasa basa basa baba 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 shapatapata pitch pum patapam pote pete pum pam pim potem kim popom pim pum. Mi levo dal cazzo. È scappato. Va bene, siamo riusciti se non altro a farlo scappare, che è una cosa di cui dovreste andare fieri. Ho detto Potemkin, sì. chiedo. Sì. Più. No, non di qua, cagnoccio. No, cane. Volevo prendere quella roba là, non l'ho presa. Va bene, tanti saluti a tutti, ok. Se siamo capiti. Drift! Dove sei? Che cazzo sta? Eccolo qua. Mizuzune! Ragazzi! Oh no, qualcuno l'ha preso lui, non ha preso il Mizuzune. Ok, allora schiaffatelo a muro, ragazzi. E poi speriamo che prenda anche il Mizuzune. Questa è una gran botta di culo, eh. Teo, vai, buttalo a muro. A muro, che tanto il Mizu se lo combatti con lui non gli fa un cazzo. Bene, a muro un'altra volta. A muro, benissimo. Più schiaffi. E io provo a pigliarlo, ma... Benissimo, è a muro tre volte. Ora gli schiaffoni di morte. Occhio al Mizu. Speriamo che il Mizu si stunni. Tanto lo sta menando. No, è scappato via! Ma che sfiga! Si è stunnato lui invece del Mizu. Vabbè. Meglio che un calcio in culo, dai. Poteva andare molto peggio di così. Oh, merda. Sono vivo. Occhio alle palle. Merda, siamo... Dobbiamo pure essere aggressivi. Occhio che ora inizia a zoomare! Lo sapevo. F in the chat. Sì, ho una counter guard Tarutotoro, ma non serve a niente, perché purtroppo ti sposta, cioè contro il Magna Malo ti colpisce così forte che ti sposta troppo lontano, e la counter guard servirebbe per fare una roba simile a quella che fai con perché non mi va nella stanza? Forse tra 34 secondi l'attiva? Non capisco. Come mai non mi è entrato nella stanza di caccia? Boh. Quando gli viene quel fuoco viola dappertutto. Grazie per l'iscrizione, Olanzo. Gli parte il Sonic. Cioè, creazione missione non riuscita. What? Devo rifare la lobby, ragazzi. Devo rifare la lobby. Mi ha fottuto la lobby. Non so come mai. Va bene, crea una stanza. Password. Crea. La password è sempre 1, 2, 3, 5. Che abbia fatto... una sfasatina di connessione. Strano, perché per ora stava andando tutto benissimo. Non mi ha dato mezzo problema che fosse mezzo. Ecco, adesso vedete l'ID. L'ID è questa, la password è 1235. È cambiata l'ID, ragazzi, semplicemente. È molto difficile, sì, ragazzi. Per chi lo chiede, è veramente incazzato. Cioè, è, come detto, una sorta di misto tra lo Stygian Zinogre e il Nergigante. Solo che la sua meteora ha una animazione di partenza molto più veloce e ti shotta istantaneamente quando ti colpisce. E punta uno solo.
Oddio, è anche un po'. Sì, ha anche delle manovre da Teostra, tipo che spara il fuoco e cose varie e ti applica lo status. Ha questo status interessantissimo che di fuoco viola, che quando te lo applica, la password è 1235, ricordatevi. Se tu fai lo scatto con l'insetto, lasci una mina che lo stunna, ed è fighissima sta Blight. Toglie tantissimo anche con gli attacchi normali, toglie veramente un quantitativo di danni enormi. E poi quando si carica lo devi picchiare tipo Energigante, cioè che gli devi rompere il fuoco, invece di là al Energigante gli dovevi rompere le spine. E se gli rompi il fuoco lo stunni, ma il fuoco prende un botto di danni e devi proprio concentrare il tuo danno sul fuoco. Lo butti a terra tante volte, il problema è che ogni volta che ti attacca e ti scatta, ti sciotta o quasi ti toglie tre quarti dei punti vita, è velocissimo nei movimenti, non sta mai fermo un minuto. E quando si carica gli parte il Sonic e inizia a fare gli scatti a raffica per la mappa, e lì non c'è un cazzo da fare. O fai la Superman Run e il Superman Dive e vai in invulnerabilità, o ti ammazza. Non c'è proprio, non hai modo di rimanere vivo. O vai in Superman Run o ti ammazza. Ma Soul Calibur non è un problema, nel senso, come ho detto, qua vedo che molta gente sta prendendo il corno nella segreta speranza che l'arma attualmente più rotta del gioco faciliti la situazione. Vi capisco, ragazzi, vi capisco. È una cosa che comprendo perfettamente. Cazzo, c'è andata di sfiga. Se riuscivamo a prendere il Mizuzune, secondo me, non dico che lo ammazzavamo, ma lo mandavamo sicuramente a poco. Questa la devo prendere perché è quella che ti dà la difesa. Yes. Merda, il Mizu è stato proprio un momento di grande tristezza quando è andato via. Se prendete lui comunque, invece di fare le battaglie, buttatelo subito a muro, ragazzi. Non state a picchiarvi col mostro che c'è vicino. Buttatelo, schiaffatelo in faccia al muro tre volte e buttatelo a terra il prima possibile, perché quando lo controllate voi il mostro, prendete pochissimo danno. Il danno lo fate, ne fate un botto, solo quando avete un altro mostro e lo usate tipo Pokémon per picchiarlo. Se no, non gli fate un cazzo proprio. Ripeto, l'ideale sarebbe prendere il Ratian, ma è un po' un bordello la preparazione per attrarre lì il Ratian e portarlo dove deve essere portato. Vedete, io qua mi levo sempre dal cazzo, salgo di sopra, salgo quassù, vado a prendere i miei insettini di carica, questa allegra ranocchia che se lo becca lo stunna, occhio perché... Quando lascia il fumo, se becca anche voi, vi stunna, quindi non fate gli splendidi. Ah, già, qua devo salire su così. Yes! Comunque, anche solo per fare queste manovrette del cazzo, ragazzi, sto gioco comunque è Dio. Cioè, questo tipo di mobilità qua è un cazzo di capolavoro. Non è sceso a sto giro? Sta scendendo, sta arrivando. Dai, Magnamazzo, vieni qua che c'è il Ratian. Dove sei, gran figlio di una maledettissima troia? È lì, mi mangio la mia bistecca. No, dove vai? Si sta facendo i cazzi suoi. A Magna, che cazzo? Qui, deve essere così. Perfetto, no, Ratian, dove? Ratian. Ti do gli schiaffi in culo se non vieni qua. E non... È scappato via Ratian. Io non ci posso credere. Siamo proprio sfigati, però. Comunque. Per una volta che era qui. Ma che... Cioè, ma veramente mi sembra una presa per il culo. Per una volta che l'abbiamo portato qua, porca di una puttana. Sei andato via a farsi la gita. Ratian, sei un figlio di... Sei proprio uno stronzo, Ratian. Aia, sei pure tu, Magna. Comunque non scherzi un cazzo, eh. Ci posso credere. Stavolta avevamo fatto tutto perfetto. Evanescent era stato bravissimo. Non aveva sbagliato veramente un cazzo di niente. Via dai coglioni. Molto bene. Non aveva sbagliato niente. Aveva fatto tutto perfetto. L'aveva chiamato qua Ratian. E Ratian ha deciso che no, basta. Che non voleva... Che non gli stava simpatico il Magnamalo. È andato fuori dal cazzo. Attenti al botto. Ecco. Benissimo. Oh no, cos'è successo?
Non ho neanche capito che cazzo l'ha colpito. Mi sembrava fermo il Magna. Mi sa che gli è esploso in faccia il Blight. Quando vi attacca la fiamma, ragazzi, sparategliela via subito. Occhio. Oh no. Ha fatto la cometa, ma Teo è sopravvissuto. Bravissimo. Cazzo sei io? Sono molto affaticato. Un insetto filo in più. Vieni qua. Appena cominciato. Gli piazzo un trappolino anch'io, ragazzi, perché non gli stiamo facendo abbastanza danno. No, va bene, gliel'ho piazzata subito dietro. Qua dietro c'è un'altra trappola. Qua dietro c'è un'altra trappola, fatelo venire qua. Ma già? Qua dove sono io, ragazzi. Oh cazzo, no, va bene, qualcuno gli ha attaccato comunque la Fireblight. Ecco, sì, tra un po' si paralizza da solo, guarda. Perché inizia a scattare come un figlio di puttana. Vieni qua, vieni qua, vieni da me. E cazzo, vai, vieni qua. Questa mossa fa un botto di danni ed è bellissima, ma consuma due insetti. Dio mio, mi ha preso in volo. No, non va bene se inizia a scattare. Se mi prendeva con quella ero cartato al 200.000%. Bene, benissimo. No, non è andato giù, era una finta. Cazzo, io la amo la spada e scudo, però quanto la devo affilare velocemente, che è già gialla, porca di una puttana. Doggo! Qua. Let's go! Benissimo. Mancato. Preso. Allora quanto aveva questo. Preso. Però non dove lo dovevo prendere. Bello, bravo, sei stato veramente figo, guarda. Aspetta che mi levo dai coglioni perché ho paura. Ho ancora paura. Sta combo fa male, cane. E te la devi prendere tutta in faccia. Hope you got insurance. Bam. Quante trappole ho ancora? Una sola. Gliela piallo, gliela piallo. Cosa cazzo è successo? Mi ha dato una manata? Ma ero full... Ma ero full life! Mi ha dato una zampata mentre era a fuoco? E mi ha shottato full life? No vabbè, ma regà, ma che cazzo è sto stronzo? Oh. Stavamo andando da Dio, tra l'altro! No, minchia. Non ero full? Tu sei uno stronzo, Ratian. Tu sei uno stronzo. Dovevi essere il nostro miglior amico. Invece hai deciso di andare fuori dai coglioni. Arrivo, ragazzi. Che adesso che sono morto non la vedo bene. Insetto. Non la vedo bene perché ho perso, cioè, abbiamo perso un botto di DPS, purtroppo. Un botto. Permangono... non mi ricordo. Permangono gli status degli insetti secreti? Mi sa di sì. Ecco, mi arrivo... Mi sa che permangono... Oddio, mi sono incuneato... Da quale? Perché... Mi sono incuneato in una casetta e non so come cazzo uscire. Ok. Sì, durano tutta la missione. Ok, perfetto. Sto cercando di ritornare, ragazzi. Lo vedo anche bello incazzato, tra le altre cose. Minchia, ma già così? Figlio mio. Anche meno, eh.
Ok, piazzo. Ma cosa? Non sono in forma. Però ho una mega pozione. Occhio che gli viene lo zoom. Io piazzo una trappola nel... Ehi, bullfango, che fastidio. Ah, è completamente infuocato. Quindi ragazzi, se riuscite a farlo venire qua che c'è il trappolone è meglio. Perché adesso inizia a zoomare in giro per tutto lo schermo. Dai, dai, vieni qua, vieni qua. Qui dove sono io. Ok, ora gli viene lo zoom. Occhio che... Ecco, eccomi. Cioè, ecco. Se... Ragazzi, appena prende fuoco... appena prende fuoco... Facciamo tutti ciao ciao con la manina. Porca troia, ragazzi. È incazzatissimo. È incazzatissimo. Porca puttana. In solo è fattibile, sì, Kingdom Game, c'è già chi l'ha fatto, però con cacce perfette ed è gente veramente forte, veramente veramente forte. Noi sappiamo giocare, però questo è veramente, ragazzi, questa è veramente una delle cacce più difficili che abbiamo mai messo in una demo. Non è impossibile, si vede perché si riesce a buttarlo giù, a picchiarlo, a intrappolarlo, a fermarlo. Il problema è che quando prende fuoco e inizia a scattare, a fare le meteore, è difficilissimo capire come cazzo si muove, schivare le sue mosse, e se ti tocca ti disintegra. E non so se avete visto, ma quando prende fuoco ti shotta anche con gli attacchi base, cioè ti ha shotto anche con le artigliate, ti shotta. Quindi non è... oh merda, ho sbagliato. Non è non è simpatico. Non è simpatico, ragazzi. E poi avete 15 minuti, 15, anche questa cosa estremamente fastidiosa del fatto che avete pochissimo tempo per ucciderlo, e quindi magari all'inizio te la prendi un po' più sulla difensiva, poi panichi perché ti rimangono 3-4 minuti per ucciderlo, inizi ad attaccarlo aggressivamente, e in quel periodo lì è proprio il periodo in cui sfasa e inizia a picchiarti più forte, e quindi è doppiamente difficile. È proprio stronzo, cioè... E non stiamo andando, non stiamo giocando male, cioè stiamo comunque facendo le cose bene. Vanisent prima era addirittura riuscito a chiamargli lì Ratian, solo che Ratian poi ha deciso arbitrariamente di levarsi dai coglioni e di non aiutarci. Aveva fatto tutto perfetto, gli aveva chiamato lì Ratian, eravamo riusciti ad avercelo lì, potevamo usarlo per menarlo. Invece no, basta, Ratian ha detto no, io non... A me non me ne frega un cazzo, io me ne vado, grazie, è stato un piacerone, e nulla. Ed è andata come è andata. Devo mangiarmi la mia bistecca, please. Però strategicamente non stavamo facendo quasi nulla di sbagliato, in realtà. Sono andato dalla parte sbagliata, sì. Qua devo andare. Non qua, però. No. Mi sono saltato... Ah, fuck. Teo ha chiamato ancora Ratian. Ok, Ratian, senti, allora. È tra me... Ratian. Cioè, c'hai Teo lì che ti ha tirato. E se vieni qua a dare le codate a me, sarai stronzo. Allora... Dov'è? Dov'è quel figlio di puttana? È ancora a casa sua, ma porca. Il Ratian è qua. Manca, adesso manca. Ok, fermi, scarafango. Ok, ok, sentilo tutto. Evani, vieni qua, Evani. Ok, cavalcatelo, bravissimi. Stavolta abbiamo incominciato a bomba. Stavolta abbiamo incominciato a fiamma, ragazzi. Non si scherza un cazzo. Stavolta abbiamo incominciato veramente a fiamma. Picchiatelo fortissimo con quel Ratian. Bravissimi. Io lo meno, no, non lo meno. Benissimo. Che poi lo butta anche a terra se riesce a fargli la finisher.
Per una volta la caccia è partita come cazzo doveva partire. Così deve essere. Gli schiaffi di morte nella faccia. Here comes the pain. Mamma quanti schiaffi sta prendendo a sto giro. Ra 2. Ora però via ragazzi che si incazza. Benissimo. E gli ho anche schivato l'urlo. Mi sento molto figo in questo momento, ma facciamo che non muoio. A sto giro siamo partiti come delle cazzo di mine, ragazzi. Forza, forza. Lo inizio a trappolare. Trappolone. Vieni qua, amico. Amico. Amico, non fermarti lì. Vieni qua dove sono io, dai. Dai, dai. Dove c'è la trappola? Merda, vi ha dato una botta, ragazzi, che bastava meno. Polvere di vita. Qua, qua devi venire, magna mazzo. Magna cazzo. Sta andando a picchiare Ivani. Se ha iniziato a fare le bolle. Va bene, io intanto. Lo sapevo. Secondo me c'è proprio qualcosa dell'IA, però, che quando cerchi di affilare l'arma appositamente vuole essere stronza a venire da te. Sabaudia. Sul fuoco. Orca troia mi ha preso. Solo? Vabbè no, in 10 minuti comunque gli abbiamo già fatto un botto, eh. Via! Invulnerabilità. Sì, grazie. Così. That's it. Oh merda, ma è già a fuoco? Ma come mai? Ok, devo cavalcare perché devo assolutamente affilare l'arma, sono già giallo. Sì, comunque, quando affili viene proprio da te a fare lo stronzo così. Che mina che mi ha tirato qua. Devo curarmi al volo. No, l'ho mancato. Benissimo. Qua, perfect rush. This is gonna hurt, bitch. Mamma mia, te ne ho fatto come di male. L'ho stunnato. Sì. Adesso, ragazzi, gli schiaffi di morte. Badabalabalabalabalabalabalabam. Quante gliene stiamo dando? Ma proprio tante. Con grande satisfaction. Dove è andato? È là. Prendo anche resi. Fantaprisma mi ha droppato. Vabbè. Mizuzune. Ti prego, stunna il Mizuzune. Ragazzi, prendete il Mizu. Prendete il Mizu. Prendete il Mizu. Sì. Che culo. C'è andata di culissimo. Ce la possiamo farcela per davvero sto giro. Io believe in voi. Io ci credo fortissimo. Forza ragazzi, picchiatelo col Mizu. Più schiaffi. Oddio. Qualcuno ha preso pure lui. Buttatelo a muro. Usate il Mizu per picchiarlo mentre lo buttate a muro. Dov'è finito? Non vedo più. Ragazzi, dove è andato? Ah, è là. È per terra. Sono invulnerabile mentre mi fai questa cosa qua. Merda. Dai, Gormizu. Occhio che esplode. Mamma mia, sto giro un botto di schiaffi. È pure intrappolato. No. Dove vai, Magna? Dove cazzo vai? Via. No. Dai, dai, dai. No, i bullfango. Che dito in culo i bullfango. Devo ancora una volta affilare. Via. Occhio ai bullfango che sono un bel dito. Sono vivo. Sono vivo.
Non sono tanto vivo. Merda che mina che mi ha dato. Polvere di vita a tutti. Gli lancio la mina, la sua stessa mina in faccia. Punk! È andato giù infatti. Pezzo di merda, t'ho fregato. T'ho fregato. Occhio al botto. Bravissimi. Ora inizia il cazzi duri. Scattate. Ok. Ora iniziano i cazzi veri, ragazzi. Quante trappole ho? Ne ho ancora una. Ne piazzo una. Ne piazzo una. C'è una trappola. Ho buttato giù una casa. C'è una trappola qui, ragazzi. Venite dove sono io, please. Please. Fatelo andare in trappola. Qui, 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 qui. Non lì, qui. Vabbè, mi metto ad affilare, così attacca me. Dai che attacca me. Lo sapevo. Porco bastardo. Ci ha ucciso in due. No. No. Non ci credo. Non ci credo. Ci ha shottato tutti. Se caricava e andava sulla trappola era morto. Mi viene da piangere. Stavamo andando da Dio. Da Dio! Lo abbiamo picchiato a sangue. Gli abbiamo tirato in faccia due cazzo di due mostri. E ci ha shottato tutti con una meteora. Ci ha shottato tutti con una cazzo di meteora. No, vabbè, ragazzi. Ci siamo andati così vicini. Porca puttana. Porca puttana. Quanto cazzo ci eravamo andati vicini a sto giro. Quanto avevamo cacciato bene. Stava andando tutto perfetto. Poi ha iniziato a prendere fuoco e ha detto: no, adesso vi scopo. Che figlio di... Che figlio di... Sì, vanno usate tutte le trappole obbligatoriamente, ragazzi. Non c'è proprio... Le trappole vanno usate tutte, cioè quei pochi secondi, perché poi è come tutti i mostri forti, più lo intrappoli e meno le trappole durano. Però lo fermano comunque, lo bloccano durante gli attacchi, ti danno un pochino di finestra di respiro e se non le usi è la fine. Merda, ma come mi gira il cazzo? Eravamo veramente a un passo, regà. Eravamo a un passo. Cioè quante gliene abbiamo date? Quanti schiaffi gli abbiamo tirato? Gli abbiamo fatto la combo completa col Mizu. Gli abbiamo fatto la combo completa col Ratian. Ho dovuto affilare tre volte perché l'ho riempito di pugni e schiaffi. Oh, quanto sono cazzo triste, cazzo triste, cazzo. Sono un cazzo triste in questo momento. Mamma mia, che fastidio proprio. Che fastidio. Che male e che tristizia. Ma dove cazzo è il posto dove scalavo sempre? Scusatemi. Non era qua. No. È giusto, è su di là. No,
nave c'era lì. No. Ok. Non era dove volevo andare, ma ok. Devo ricordarmi di mangiare ste cazzo di bistecche perché me lo dimentico sempre. T'ho visto. Oh! Fermi tutti! Abbiamo surati anche sto giro. E ho pure la mina. Mina. No, non era quello che volevo fare. Però mi è andata via la mina. Forse perché è esplosa. Ok, va bene. Abbiamo cominciato come l'altra volta. Abbiamo cominciato come l'altra volta e sta prendendo un botto di schiaffi, infatti. Not bad veramente, ragazzi. Bravi. Quanto cazzo state giocando bene adesso all'inizio? Dai, 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 dai. Ratian gli sta a rompere il culo. Ratian, Ratian best friend. Via. No, mi ha preso... Credo che mi abbia preso Ratian, non lui, perché mi ha fatto poco danno. Occhio alle palle. Mancato. Sono vivo. Invece sto vigilio mi ha preso. Ma si è preso proprio bene con le fireball a sto giro, eh? Va bene. Via! No, scusa, perché non ha schivato qua? Ne bevo due, ne bevo due. Ok. Via! Ok, il range di quella roba lì almeno non è esageratissimo. Ti ho piazzato una trappola e quindi tiriamolo verso la trappola. Benissimo. Non sto capendo un cazzo di quello che sto facendo, ma gli sto dando un sacco di schiaffi. Tra l'altro non capisco se sto blight gli dà, ti dà tipo i critici automatici oppure no. Questa è buona però. Merda. Sto prendendo troppi schiaffi a sto giro però, eh. No, non questo, cazzo. Voglio la pozione. A me non me l'ha interrotta subito. Via! No, vabbè, ma perché... Mi sono mega pozionato e mi ha ucciso. Scusate ragazzi, qua... Stavo cercando... Ho schiacciato la schivata ma non me l'ha presa perché mi stavo ancora finendo l'animazione della pozione. E sono morto come uno stronzo. A sto giro se perdiamo è chiaramente colpa mia. Scusatemi. Scusatemi davvero. Porca troia. No, ma non stavo affilando, ragazzi. Non volevo affilare. Volevo prendere una mega pozione. Non volevo affilare. Stavo prendendo una mega pozione, ma il problema è che la ruota degli oggetti in questo non ci sono ancora abituato. E quindi... perché ti sceglie l'oggetto istantaneamente. E quindi se sbagli a cliccare la direzione e hai la filatura sulla ruota, ti parte la filatura. Ma dove cazzo si va? No, scusatemi, non voglio andare di qui io. Ti parte la filatura. Dovrei toglierla dalla ruota delle azioni veloci. Dovrei toglierla dalla ruota delle azioni veloci. Perché è rischioso. Fai un errore del genere e poi ti incula. Fai un errore e ti incula. È che sta cosa qua ci fa perdere un botto di DPS e ci dà una possibilità in meno. Porca troia. Che brutta cartata. Poi tra l'altro super evitabile. Sento proprio stronzo. Ecco, mo è pure incazzato. Bene così. Di già. Aia, Frison nei guai. Che co... Come... Che... Scusate! Avete... È morto anche Eva. Avete visto che cazzo ha fatto? Scusa. Qualcuno può clippare
Qualcuno può clippare il Superman dive che ha fatto, per favore? No, siamo morti. Ragazzi, però, per ora ci fermiamo qui. Ricominciamo alle 8. Alle 8 facciamo delle altre cacce. Facciamo delle altre cacce alle 8. Alle 8... Ma avete visto come cazzo scatta sta frase? Io non l'avevo ancora visto proprio in faccia con gli scatti. Ma avete visto come cazzo scatta? Cioè, avete visto come cazzo dascia sto animale? Comunque è veramente mostruoso. Allora, innanzitutto complimenti a tutti, ragazzi, perché è vero, ci ha inculato, però l'ultima caccia l'abbiamo cominciata benissimo e poi vabbè ci ha ammazzato, ma la penultima lo abbiamo quasi steso, l'abbiamo fatta tutta perfetta, e Mizuzune, e Ratian, e l'abbiamo buttato, e l'abbiamo intrappolato un botto di volte, l'abbiamo riempito di schiaffi, stava messo a merda, poi ha sfasato e ci ha shottato tutti con due meteore, e vabbè, lì non c'è stato un cazzo da fare. Con un set normale lo cancellavamo, sì, Chaos Trigade, però il problema è che questa è la demo, e quindi se non fai tutto perfetto ti disintegra. Però porca troia, cioè ha alcune è letteralmente quello che ho detto all'inizio, ragazzi. È un misto tra un Teostra, un Nergigante e uno Stygian Zinogre, il triplo più veloce, che toglie il triplo... E con uno status speciale che invece di levartelo schivando lo puoi levare con lo scatto dell'insetto, del wirebug, e lasciare le mine per stordirlo. Però è difficile, è impossibile, allora non è impossibile ma è molto difficile evitare i suoi attacchi a reazione, perché è troppo veloce, quando inizia a scattare a fiamma è troppo veloce per reagire. Infatti, ripeto, non stiamo giocando male, è chiaro che siamo gente che sa giocare, ragazzi, se ci guardate. Però, porca puttana, come fai a reagire alla roba che fa? Cioè, ma avete visto come cazzo scatta? Fa sembrare il Valstrax lento, Dio santo, il Valstrax andava a cometa impicchiata. E ha un mix di mosse dei flagship, e solo che il triplo più veloci, e in più toglie tantissimo. Tantissimo! È proprio incazzato, porca puttana! Sì, Lan, forse ci conviene prenderli all'inizio, il Ratian e il Mizu, usando i ragni, quelli marionetta, e andarlo a picchiare con quei mostri dall'inizio, senza stare a sbattersi particolarmente. Sì, questo parte. Cioè, questo ha... Ma anche quando fa la cometa, ringhia 2 secondi, salta e parte. Ed è un proiettile. Mentre invece, cazzo, il Nergigante faceva vrom, vrom. Stava in aria 3-4 secondi e ti diceva, guarda che sto per farti la cometa. E a quel punto facevi il Superman. No, questo fa... Papam! Secco. È figo. È figo. Però è proprio stronzo. L'online va benissimo, Tozzo. Non scatta un cazzo, non sbaglia un cazzo, cioè non ha scattato una volta, non mi ha dato, mi ha solo buttato fuori dalla lobby una volta, ma va benissimo, si gioca benissimo, è fluidissimo, cioè si vede che hanno cambiato l'infrastruttura online, non lagga, è una meraviglia, è una cazzo di meraviglia, ragazzi. Regà, grazie per le cacce, siete stati tutti bravissimi, avete giocato tutti benissimo e ve la siete cavata veramente molto molto bene. Siamo arrivati a fare una caccia dove ci ho veramente creduto, siamo veramente arrivati a un pelo. Stasera ci riproviamo, magari provo anche con qualche altra arma, però tanta roba sto gioco, ragazzi, è proprio bello da giocare, proprio tanta roba. Vi si vuole un sacco bene e ci vediamo stasera, ciao!